must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Latitudine 41 gradi e 27, longitudine 16 gradi e 46. Siamo a circa 17 miglia al largo delle città di Molfetta, Biceglie e Trani, tre città dalle antiche tradizioni marinare, con un'economia in gran parte basata sulla pesca, come dimostrano le loro marinerie, costituite da centinaia di motopescherecci. Eppure qui il mare non si presenta affatto di bell'aspetto. L'odore innanzitutto non è quello tipico dell'acqua di mare, della salsedine, dello iodio. Tutt'altro. Qui l'odore è quello del gasolio. Chiazze di carburante galleggiano in superficie. Le chiazze si moltiplicano, si allargano, si mischiano tra di loro. Non si tratta di una sola macchia di gasolio lasciata da qualche imbarcazione di passaggio, ma piuttosto di bolle di gasolio che provengono dal fondo per affiorare in superficie. Fino a quando arrivammo, la prima cosa che vedemmo, ci sentimmo, forte puzza di gasolio. Continuando la perlustrazione, venivano fuori proprio queste macchie di gasolio dalla superficie, proprio come delle macchie, arrivavano in superficie e poi si espandevano. E abbiamo poi a questo punto constatato che il gasolio arrivava dal fondo. Cosa c'è lì sotto a quello specchio di mare? Cosa giace sul fondo? Per scoprirlo occorre fare un salto indietro nel tempo. Era il primo febbraio 1991. La motonave cisterna Alessandro I, in navigazione da Gela a Ravenna, solca le acque antistanti la città di Molfetta. Le condizioni meteo quel giorno erano critiche, ma non a tal punto da far prevedere una tragedia. Nulla avrebbe lasciato immaginare all'imminente rischio di una catastrofe ecologica. La Alessandro I, infatti, era costituita da cinque cisterne poste nella parte centrale della nave, in cui erano stipate due sostanze chimiche altamente dannose per l'uomo e per l'ambiente. 3.000 tonnellate di dicloroetano e 550 tonnellate di acrilonitrile. Inoltre, nei suoi serbatoi, c'erano 150 tonnellate di carburante del tipo IFO 180. Alle ore 10:30 la nave comincia ad imbarcare acqua nei doppi fondi dello scafo. La Alessandro I comincia ad inabissarsi con una velocità di avanzamento di 7 metri al secondo ed un angolo di incidenza di 30 gradi. In breve tempo la Alessandro I si inabissa. Io ho partecipato direttamente, il mio gruppo ha individuato la posizione dell'Alessandro I, dell'incidente, perché fummo mandati, c'erano diverse squadre, capitanie di porto, finanza, altre istituzioni scientifiche, cercavano di individuare la zona precisa dove l'Alessandro I aveva avuto l'incidente e dove la nave era affondata. E c'erano diverse navi sul posto, noi fummo ospitati sulla Castalia e quindi giravamo con la Castalia, con i mezzi della Castalia per avere segnalazioni di questo. Improvvisamente io e il collega Martino vedemmo una grande cima che galleggiava, che veniva fuori, insomma, che stava tesa nell'acqua. E capivamo subito, quella era una gomena proprio, doveva essere qualche cosa collegata alla nave. Segnalammo al comandante della Castalia questo, andammo sul posto e trovammo la nave. E in quella circostanza ho visto, mandammo il ROV in mia presenza, e proprio dei filmati che c'era questa sostanza che veniva fuori dal fondo ed era l'acrilonitrile che, come ho detto, ha un peso specifico, seppur leggermente inferiore, ma inferiore a quello dell'acqua. Per la prima volta dopo quel tragico episodio e dopo così tanti anni, una telecamera è tornata sul luogo del disastro, laddove giace il relitto della Alessandro I, regalandoci immagini straordinarie.
Durante l'immersione volevamo andare a prua e non ci è stato possibile perché la prua era infancata e c'era scarsa visibilità verso prua. Avendo notato che il delitto era pieno di reti e di cime, non ci siamo voluti avventurare per un discorso di sicurezza. Poi abbiamo iniziato l'opera di perlustrazione. Abbiamo notato durante l'immersione abbiamo notato che sulle murate, sulle paratie esterne, parte era concrezionata e la parte non. Quindi era parte della nave, sottostante della nave, completamente pulita, come se fosse affondata qualche giorno prima. Ci siamo portati sulla parte poppiera dell'imbarcazione, dove c'erano anche le gabine e sapevamo che c'erano le bocchette di sfiato del gasolio, dove la ditta che ha bonificato l'imbarcazione aveva parte flangiato e parte destinato queste bocchette qui, perché il gasolio non fu estratto, a differenza delle altre sostanze. Però questo non ci è stato possibile, perché l'imbarcazione era coperta da reti, quindi le bocchette si trovavano esattamente sotto le reti, quindi non ci è stato possibile ispezionarle, perché noi avevamo questi dubbi qua, che queste resine con gli anni potevano venire meno alla loro consistenza. Il 26 gennaio 2004 il ministro all'ambiente Altero Matteoli, rispondendo ad una interrogazione parlamentare, dirà testualmente che sulla base dell'esperienza dell'istituto incaricato si ritiene che per la motocisterna Alessandro I sia ipotizzabile un caso di autoaffondamento. Autoaffondamento, come a dire che è normale che una nave cisterna con un carico così tanto pericoloso possa inabissarsi da sola alla prima mareggiata.